in ogni momento. Grazie. Grazie, lo bordo Pierluigi Mantini. Sì, grazie. Molto è stato detto. Io aggiungo solo che in effetti in un momento in cui si cercano idee per la crescita, possibilmente idee a costo zero, anch'io cito dai termini di attualità in voga, ecco, questa è una proposta di legge che esattamente costituisce una proposta, una misura per la crescita del Paese a costo zero. E lo fa per le buone ragioni già ricordate, ma prevalentemente perché cerca di darsi una procedura delle priorità intorno ai temi dell'architettura come cultura, che è un valore economico ma anche un valore di civiltà, come già diceva Bertrand Russell, che appunto la civiltà di un'epoca si giudica dalla sua architettura, dalla qualità della sua architettura. È anche uno strumento però, quello dei concorsi progettazione, per attrarre investitori internazionali, cioè per dare valore ai progetti. È un po' come la dinamica magica della finanza, degli spread entro cui siamo. Se si fa un concorso di progettazione per fare un waterfront, un recupero di una riqualificazione di una grande, quel progetto che starà anche sulle riviste, che sarà anche oggetto appunto di una gara di idee, vale di più, vale di più. È un modo per rendere, altro termine che abbiamo usato spesso, il labor skill intensive, diciamo, cioè un lavoro a valore aggiunto dal punto di vista culturale. Ecco, il concorso di progettazione crea tutte queste dinamiche e promuove un valore che non ha prezzo, che è la concorrenza. Nel piano di sopra, cioè nell'aula nella sala della regina, si sta svolgendo un convegno sul tema a che serve modificare l'articolo 41 della Costituzione, materia di libertà economica, eccetera, una delle idee del ministro Tremonti. Beh, insomma, senza entrare troppo nel dettaglio, però voglio dire che anche in quella modifica della Costituzione, nel dibattito che abbiamo avviato, c'è una qualche reticenza nell'inserire in Costituzione il principio di concorrenza, che invece dovrebbe essere proprio, diciamo, un tema condiviso da tutte le parti politiche. Insomma, se bisogna modificare l'articolo 41, se proprio si deve fare, tanto vale che si vada in quella direzione. No, c'è un rifiuto, un ritardo, qualche resistenza anche. Quindi la concorrenza è un valore in sé e i concorsi di progettazione invece favoriscono finalmente la concorrenza per la scelta dell'oggetto, cioè del progetto e non del soggetto, come già è stato ricordato, eccetera. E poi devo dire che favorisce in concreto i giovani, non sempre tutti i giovani, non con la retorica dei giovani, perché è da dimostrare che i giovani facciano un progetto migliore di altri che hanno più esperienza. E anche qui non vorrei appunto cadere nel giovanilismo di maniera, eccetera. Insomma, giovani, diciamo, ben strutturati, ben organizzati, che valgano e che si organizzino anche in modo tale da poter passare dal un progetto preliminare o da un concorso idea a tutta la progettazione, come è scritto nella legge, anche per un principio di efficienza. Chi vince il concorso sviluppa tutto il progetto, per sviluppare tutto il progetto occorrono anche requisiti non solo di innovazione culturale, di buone idee, ma anche di struttura, però è proprio questo lo stimolo che diamo ai giovani in concreto, non mettendo vuoti principi in Costituzione, come pure capita in questi tempi con il disegno all'esame, eccetera, non entro nei dettagli, ma
facendo misure concrete che danno chance, opportunità. Quindi devo dire ogni bene naturalmente di questa proposta, anche per il metodo che pure è stato ricordato, nasce come una proposta di legge condivisa da tutti i gruppi e nasce con una forte e innovativa alleanza anche culturale, è stato anche questo ricordato e qui rappresentato, categorie sociali, organi autorevoli di stampa, d'opinione, eccetera. Speriamo dunque, al di là dei dettagli che potremo sempre, diciamo, perfezionare, perché poi una proposta di legge è una proposta aperta, aperta a correzioni, aperta ad un dialogo con il governo, speriamo di poterla approvare con gli strumenti più celeri. Come sapete, il più celere di tutti sarebbe un'approvazione in sede legislativa, e qui già dichiaro una disponibilità del gruppo dell'Unione di Centro in tal senso. E speriamo anche che questa proposta di legge, oltre che a concretizzarsi, sia un po' punto di riferimento per, non solo per best practices, come si usa dire, non ci possiamo accontentare solo di best practices, occorrono, diciamo, vincoli più forti, occorrono per Expo, su cui pure c'è un'analoga e parallela iniziativa a Milano dei consigli degli ordini di Assimpredile, quindi un'alleanza anche con i costruttori, per fare i progetti, almeno su alcune delle opere possibili. Non si farà sulle rimozione delle interferenze, insomma, sulle cose tecnologiche, però su alcune delle grandi opere si devono fare i progetti, e lì è stato presentato anche un modello, come dire, abbreviato di concorso che unisce appunto questi valori che abbiamo parlato alla rapidità della procedura. Dunque anche lì occorre che, iniziando dal sindaco Pisapia, ci sia una risposta, ed occorre anche che queste procedure siano attuate all'Aquila, il più grande cantiere edilizio d'Europa, ma non solo un cantiere, speriamo, un cantiere anche lì ricco di valori. Ed occorrerebbe anche, visto che sempre per stare ai lavori parlamentari, ma ho finito, nelle prossime ore forse concluderemo la legge sull'anticorruzione, una legge molto importante, ecco, non per buttarla sempre, diciamo, sul carcerario, sul penale, come a volte avviene nel nostro paese, ma se vogliamo essere seri, la trasparenza, la concorrenza sono i primi antidoti rispetto a processi collusivi, e il ruolo dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che in quella legge sull'anticorruzione è ignorato, dovrebbe invece, come diciamo in questa legge, essere molto più presente. Il concorso o la gara sono la regola, le procedure di affidamento l'eccezione. Grazie. Grazie Fabio Rampelli.